Buongiorno nell'amore del Signore, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Parola di Dio insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a mezzogiorno, noi leggiamo la Parola di Dio. Sono contento che tu stia qua, ti chiedo di mettere un like, di condividere, di iscriverti a questo canale, in modo che tutti i giorni noi possiamo far crescere questo movimento di lettura della Parola di Dio. Ma se tu hai delle richieste di preghiera, non esitare a mandarmi le tue richieste di preghiera, 340-237-933. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7 del mattino, noi abbiamo la puntata di Alba Nuova, un tempo di preghiera. C'è potenza nella preghiera, fatta a Dio, nel nome di Gesù, nella potenza dello Spirito Santo. Quindi preghiamo insieme. Io sono semplicemente un servo che vuole pregare al Signore e presentare la tua richiesta. Non ho nessun potere di me, ma la gloria è del nostro Signore. Questa mattina noi leggeremo la parola del Signore. E noi leggeremo oggi, che è il 28, giovedì 28 gennaio del 2021, noi leggeremo Genesi capitolo 37 e Genesi capitolo 38. La parola di Dio dice, Genesi capitolo 37. Giacobbe abitò nel paese dove suo padre aveva soggiornato, nel paese di Canaan. Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Egli era giovane e stava con i figli di Bila e con i figli di Zilpa, moglie di suo padre. Giuseppe riferì a loro padre la cattiva fama che circolava sul loro conto. Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli, perché era figlio della sua vecchiaia. Egli fece una veste lunga con le maniche. I suoi fratelli vedevano che il loro padre l'amava più di tutti gli altri fratelli, perciò l'odiavano e non potevano parlargli amichevolmente. Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli. Allora questi lo odiarono più che mai. Egli disse loro: ascoltate, vi prego, il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo ai campi, ed ecco che il mio covone si alzò e restò dritto, e i vostri covoni si radunarono intorno al mio covone e gli si inchinarono davanti. Allora i suoi fratelli gli dissero: regnerai forse tu su di noi o ci dominerai? E lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo: ho fatto un altro sogno. Il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me. Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli. Suo padre lo sgridò e gli disse: che significa questo sogno che hai fatto? Dovremmo forse dunque io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te? E i suoi fratelli erano invidiosi di lui, ma suo padre serbava dentro di sé queste parole. Ora, i fratelli di Giuseppe erano stati a pascolare il gregge del padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem. Vieni, ti manderò da loro. Egli rispose: eccomi. Israele gli disse: va a vedere se i tuoi fratelli stanno bene e se tutto procede bene con il gregge, poi torna a dirmelo. Così lo mandò dalla valle di Hebron e Giuseppe arrivò a Sichem. Mentre andava errando per i campi, un uomo lo trovò e questo uomo lo interrogò dicendo: che cerchi? Egli rispose: cerco i miei fratelli, ti prego, dimmi dove sono a pascolare i gregge. Quell'uomo gli disse: sono partiti di qui, perché li ho uditi che dicevano: andiamocene a Dotan. Giuseppe andò quindi in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e prima che egli fosse vicino a loro, complottarono per ucciderlo. Dissero l'un l'altro: ecco il sognatore arriva. Forza, uccidiamolo e gettiamolo in una di queste cisterne. Diremo poi che una bestia feroce l'ha divorato e vedremo che se ne andrà dai suoi sogni. Ruben udì
e lo liberò dalle loro mani dicendo: non togliamoli la vita. Poi Ruben aggiunse: non spargete sangue, gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non lo colpisca la vostra mano. Diceva così per liberarlo dalle loro mani e restituirlo a suo padre. Quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli, lo spogliarono della sua veste, della veste lunga con le maniche che aveva addosso. Lo presero e lo gettarono nella cisterna. La cisterna era vuota e non c'era acqua. Poi si sedettero per mangiare e, alzando gli occhi, videro una carovana di ismaeliti che veniva da Galaad con i suoi cameli carichi di aromi, di balsamo, di mirra, che scendeva in Egitto. Giuda disse ai suoi fratelli: che ci guadagneremo a uccidere nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismaeliti e non lo colpisca la nostra mano, perché è il nostro fratello, nostra carne. I suoi fratelli gli diedero ascolto. Come quei mercanti madianiti passavano, essi tirarono su Giuseppe, lo fecero salire dalla cisterna e lo vendettero per 20 sicli d'argento a quegli ismaeliti. Quelli condussero Giuseppe in Egitto. Ruben tornò alla cisterna ed ecco, Giuseppe non era più nella cisterna. Allora egli si stracciò le vesti, tornò dai suoi fratelli e disse: il ragazzo non c'è più e io dove andrò? Essi presero la veste di Giuseppe, scannarono un becco e intinsero la veste nel sangue. Poi mandarono uno a portare al padre la loro veste lunga con le maniche e gli fecero dire: abbiamo trovato questa veste, vedi tu se è quella di tuo figlio o no. Egli la riconobbe e disse: è la veste di mio figlio, una bestia feroce l'ha divorato, certamente Giuseppe è stato sbranato. Allora Giacobbe si stracciò le vesti e si vestì di sacco e fece cordoglio di suo figlio per molti giorni. Tutti i suoi figli e le sue figlie vennero a consolarlo, ma egli rifiutò di essere consolato e disse: io scenderò con cordoglio dal mio figlio nel soggiorno dei morti. E suo padre lo pianse. Intanto quei madianiti vendettero Giuseppe in Egitto a Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie. Genesi capitolo 38. In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e andò a stare da un uomo di Adulam, di nome Kira. Là Giuda vide la figlia di un cananeo di nome Sua, se la prese e si unì a lei. Ella concepì e partorì un figlio che gli chiamò Er. Poi ella concepì di nuovo e partorì un figlio e lo chiamò Onan. Partorì ancora un figlio e lo chiamò Sela. Giuda era a Chezib quando ella lo partorì. Giuda prese per Er, suo primogenito, una moglie che si chiamava Tamar. Ma Er, primogenito di Giuda, era perverso agli occhi del Signore e il Signore lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan: va dalla moglie di tuo fratello, prenditela in moglie per cognato e suscita una discendenza a tuo fratello. Onan, sapendo che quei discendenti non sarebbero stati suoi, quando si accostava alla moglie di suo fratello, faceva in modo di impedire il concepimento per non dare discendenti al fratello. Ciò che egli faceva dispiacque al Signore, il quale fece morire anche lui. Allora Giuda disse a Tamar, sua nuora: rimani vedova in casa di tuo padre finché Sela, mio figlio, sia cresciuto. Perché diceva: badiamo che anche egli non muoia come i suoi fratelli. E Tamar se ne andò e abitò in casa di suo padre. Passarono molti giorni e la figlia di sua moglie di Giuda morì. E dopo che Giuda si fu consolato, salì da quelli che tosavano le sue pecore a Timna. C'era lui con lui un suo amico, Kira, la Dulamita. Tamar se ne fu informata e gli dissero: ecco, tuo suocero sale
a Timna a tosare le sue pecore. Allora ella si tolse le vesti da vedova, si coprì di un velo, se ne avvolse tutta e si mise seduta alla porta di Enaim, che è sulla via di Timna. Infatti aveva visto che Sela era cresciuto e tuttavia lei non gli era stata data in moglie. Come Giuda la vide, la prese per una prostituta, perché ella aveva il viso coperto. Avvicinatosi a lei sulla via, gli disse: «Lasciami venire da te». Infatti non sapeva che quella fosse la sua nuora. Lei rispose: «Che mi darai per venire da me?» Egli gli disse: «Ti manderò un capretto del mio gregge». E lei: «Mi darai un pegno finché tu mi abbia mandato?» Ed egli disse: «Che pegno ti darò?» L'altra rispose: «Il tuo sigillo, il tuo cordone e il tuo bastone che hai in mano». Egli gli diede e andò da lei, ed ella rimase incinta di lui. Allora Tamar si alzò, se ne andò, si tolse il velo e si mise le vesti da vedova. Giuda mandò il capretto per mezzo di suo amico, la Dulamita, al fine di ritirare il pegno dalle mani di quella donna, ma egli non la trovò. Interrogò la gente del luogo dicendo: «Dov'è quella prostituta che stava a Enaim sulla via?» Egli rispose: «Qui non c'è stata nessuna prostituta». Egli se ne tornò da Giuda e gli disse: «Non l'ho trovata, e per di più, la gente del luogo mi ha detto: qui non c'è stata nessuna prostituta». Giuda disse: «Si tenga pure il pegno e non esponiamoci agli scherni. Ecco, io ho mandato questo capretto e tu non l'hai trovata». Circa 3 mesi dopo vennero a dire a Giuda: «Tamar, tua nuora, si è prostituita e per di più, eccola incinta in seguito alla sua prostituzione». Giuda disse: «Portatela fuori e sia bruciata». Mentre la portavano fuori, mandò a dire al suo suocero: «Sono incinta dell'uomo al quale appartengono queste cose». E disse: «Riconosci, ti prego, di chi siano questo sigillo, questi cordoni e questo bastone». Giuda le riconobbe e disse: è più giusta di me, perché non l'ho data a mio figlio Sela». Ed egli non ebbe più relazione con lei. Quando venne il tempo di cui doveva partorire, ecco che Tamar aveva in grembo 2 gemelli. Mentre partoriva, l'uno di essi mise fuori una mano e la levatrice la prese e vi legò un filo scarlato dicendo: «Questo qui esce per primo». Ma egli ritirò la mano e uscì suo fratello. Allora la levatrice disse: «Perché ti sei fatta questa breccia?» Per questo motivo gli fu messo il nome di Peres. Poi uscì suo fratello, che aveva alla mano il filo scarlato, e fu chiamato Zerek. Parola del Signore. Noi continueremo a leggere la parola del Signore domani, e io spero che tu possa essere con noi sempre, dal lunedì al venerdì, a leggere la parola del Signore. Questo è Leggiamo la Bibbia Insieme.